Ciao a tutti amici di Ghost Hunters Italia, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo in un luogo molto particolare perché può a molti ricordare il Sentiero Oscuro, ma no, perché ci troviamo nel Lazio, vicino Roma, e non siamo quindi nel Sentiero Oscuro. Siamo invece, ragazzi, in un sentiero al buio, ovviamente, siamo di notte, ma... Ma non te ne andare, lasciala! Ci troviamo in un sentiero che fa parte di una riserva naturale e siamo praticamente al Monte Soratte, dove qua vicino c'è anche un bunker, ragazzi, della Seconda Guerra Mondiale, molto importante per l'Italia, quindi ci troviamo in un luogo dove potremo avere dei contatti, speriamo, con anche delle entità, degli spiriti che potrebbero ricondurre appunto a livello storico ai soldati della Seconda Guerra Mondiale. Io sento continuamente rumori. Non lo so, dipende che rumore. Dietro di noi, non so, se sembrava. Vabbè, non lo dico perché. Dei passi. Uno spostamento. Vabbè. Ah. Comunque, in ogni caso, ci troviamo qua, ragazzi. Esploreremo il sentiero. Adesso non so quanto è lungo. Ci sono anche da qualche sparse delle casupole, dei ruderi appartenenti alla Seconda Guerra Mondiale che potevano appunto servire come ricoveri o appostamenti per i soldati, e vediamo se riusciamo ad entrare in contatto con qualcosa o se succede qualcosa di strano. Seguiteci in questa nuova avventura nel mondo dell'ignoto. Ok ragazzi, abbiamo iniziato ufficialmente l'indagine. Adesso ovviamente non percorreremo tutto il sentiero, anche perché è abbastanza lungo di notte, però vediamo se abbiamo qualche... Siamo praticamente in mezzo, se vogliamo, cioè nel centro del sentiero. Qua ci sono anche degli scalini. Questo è un treno in lontananza, non so se si sente in camera, ma nella vallata ci sono dei binari. Prima intanto questa si è accesa un po' di volte. Sì. Mentre arrivavamo in questo punto si è accesa in qualche circostanza. Allora, ovviamente siamo qua, spegni la torcia, Ron. Siamo qua per curiosità. Che cielo. Mm-mm. Bello, eh? Bellissimo. Non siamo qua per fare del male, per farvi del male se ci siete, se c'è qualche spirito che vuole comunicare con noi. Noi vogliamo siamo solo persone curiose che vogliono catturare la prova della vostra esistenza, tutto qua. Quindi se c'è qualche presenza, qualche soldato, ho visto una nebbiolina là in fondo, anzi la vedo tuttora. Ma dove? Quasi alla fine della scalinata, in mezzo al sentiero, vedo una nebbiolina bianca e continuo a vederla. Realtà. Accendo la luce per indicare ben precisamente dove oppure no? Sì, sì, sì. Lì. No, un po' più a destra. Pianta? Un po' più a destra. Lì in mezzo. Qui? Sì. Calma, sì, no, sì. Presente l'aura, diciamo. Mm. È tipo.
Una sostanza vaporosa sembrava. Ah. Non era una sagoma umana, però, era molto. Quindi a questo punto, visto che ci sono presenze a quanto pare, se si vogliono manifestare con gli strumenti che abbiamo a disposizione, come quelli che hanno in mano le ragazze. Cos'era? Ho ripreso qualcosa. Da là dove ho visto la nebbiolina. Sembrava una luce. Si è visto un qualcosa di luminoso. I flash di qualcosa delle strade, no? Non penso, perché siamo su una montagna. Sì, in sfondo in lontananza ci sono le luci di lente. Ma mi sembrava troppo. Ho sentito il rumore di qua. Anch'io prima. E io adesso. Questo vabbè, in lontananza. Quello dicevo io. No, io qui tipo. Movimenti. Se qui con noi c'è qualcuno, può far suonare o illuminare gli strumenti che hanno in mano le ragazze, per favore? Così ci fate capire che siete qua con noi. Perché noi non possiamo né udirvi né sentirvi. Né udirvi né sentirvi. Né vedervi né sentirvi. Sbagliato. Noi non possiamo né sentirvi né vedervi, quindi se ci date un indizio che siete qua con noi, a noi fa piacere. Possiamo comunicare se volete. È stato un pipistrello sulle nostre teste. C'è un silenzio, ragazzi. Solo i grilli si sentono. Mamma mia, la bambina in lontananza, sì. Però. Si è sentita una bambina. Voce, sì, di del paese. Con la vostra energia potete far suonare lo strumento che è in mano, quello con la lucina rossa, e potete far illuminare quello con la lucina verde, se mettete la vostra energia. Sensazioni voi? No, mi sento osservata. Ti senti osservata? C'è nessuno? C'è qualche soldato tedesco, magari, che ha combattuto da queste parti durante la Grande Guerra, la Seconda Guerra Mondiale? Erano tedeschi, non parlavano italiano. No. Vabbè, però quelli che hanno scavato erano italiani, eh? Sì. I tedeschi sono venuti dopo. Perché vi spieghiamo, ragazzi, praticamente nel bunker qua vicino, a parte che è un bunker enorme, l'abbiamo anche visitato, molto bello, però è stato scavato e costruito da minatori e soldati italiani, per poi essere conquistato da truppe tedesche, che poi lo hanno utilizzato praticamente solo loro durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, se vogliamo, era, anzi non se vogliamo, era il comando supremo dei tedeschi in territorio italiano. Quindi probabilmente, se ci sono dei soldati della guerra, probabilmente sono tedeschi e potrebbero non capirci, ma io non parlo tedesco. Quindi guarda su. L'unica parola in tedesco che so è Achtung. Che? Achtung, sarebbe attenzione. Attenzione? C'è anche sui cartelli oggi. Achtung. Giusto. Vero. Vabbè, sì, esatto, anche la pronuncia è un casino. Difficile il tedesco. Potrebbero anche esserci soldati americani, inglesi. Perché poi c'è anche la storia di un soldato inglese che ha fatto la spia, molto particolare. Come si chiamava?
Mi ricordo, però molto particolare. Quindi potrebbe anche esserci qualcuno di lì. Vediamo intanto se non ci sono interferenze. Con la spirito della DC? Sì, no, che dicevamo di accendere proprio la... Vedo tutte le antenne qua. Quindi prima assicurarti di quelli. C'è qualche soldato che ha combattuto durante la seconda guerra mondiale? Negli anni 40? Aspetta che c'è il treno. Non è italiano, eh? War. War. Forse, guerra. Amore. Senti, devo dire, che giro. You are a English soldier? Sei un soldato inglese? No, nine. Sembrava. Nine? Nine. Sembrava. Vero? Sì. Nine. Cavolo. Tedesco ragazzi, purtroppo. Ma non lo sappiamo. C'è un po' la... È maschile queste voci però, eh? Oddio, magari sanno più l'italiano visto che era in territorio italiano. Sei un soldato tedesco? Raga, questo è tedesco, eh? Sì. Non è italiano. Come ti chiami? What's your name? Come ti chiami? Io mi chiamo Emanuele. Qual è il tuo nome? Hai, hai, hai. Questo è perfetto, hai. Sei sentito perfettamente. C'hai brividi, raga? Pure io. Perché è coerente, cioè... Hai, hai sentito? Hai. I brividi per la gamba. Oh, cos'era il cerumone? Un attimo. Cos'hai sentito? Una voce di qualcuno. Che faceva? Madonna, aiuto. Cos'è? Una mucca. Sì, è mezzanotte. Non penso. Ma no, è una moto. Ma va. Una moto. Sei sicura? Sì, in lontananza, una moto. Senti l'eco. Non era quello. Speriamo, perché... Sì. Uno zombie. Sembrava comunque... veramente qualcuno vicino. Appunto. No, poi... Ma di là dove si va? Scusa. Dove perdersi? il sentiero... Sarà qualche altro sentiero, non lo so. All'Eremo? Sì, no, comincia. No, non è da qua, da di là. Hai spinto il nome di Hitler e scappa. Sì, vabbè. Qualcosa. Se sotto i dischi. Ma come parlano poi? Tutti maschili, non c'è una voce femminile, è vero quando dite maschile sono tedeschi. Si sente proprio che è sempre uno uguale con lo stesso timbro. E forse due o un altro. Io chiedo. Che cosa? Conosci. Per forza, però è per sapere se rispondi. Conosci Adolf Hitler? Sono
Lo chiamavate Fuller, no? Rudolf. Cos'è? Rudolf, una cosa del genere. Do you know Adolf Hitler? Che brutte voci. Questa donna. C'è qualcuno che ha visto il bombardamento? In questo posto quando l'hanno fatto? Non si capisce, anche perché se parla in tedesco, ragazzi. Sì, l'ho sentito anch'io. Grazie, comunque. Madonna. Lo sapete che poi la guerra l'avete persa? Potete fare un rumore? Qua vicino? Ah, fai una cosa, poi chiudi un po' gli occhi, che magari se vicino, questo è il mio tono. Se vicino c'è qualcuno. Lo stomaco. Era una sera, doveva fare anche il Baldori. Cos'era? Eri tu? No. Cosa che era? Sembra tipo... Lascia un bidone. Un scricchiolino. Dovrebbe fare rumore. No, ma io l'ho sentito dietro di me. Ah no, vabbè, mi sembra di qua, sì. Però... Dietro. Che c'è, ma non lo so, mi sento... Guardate. C'è qualcosa là. Vedi, dove ho visto la nebbiolina. Prova un po'. Aspetta che c'è una... E tu? Perché? Un rumore tipo metallico. No, appena appena. Tipo campanellino. No. No. Ancora. Ma non mi muovo così da farla muovere, perché la mia faccia posta di muovere un po'. Che c'è? Porco Giuda, fai vedere che non si vede. Oh, si inizia la roba. Hai chiuso gli occhi, no? Rosso. Subito. Fallo smettere. C'è qualcuno. È rimasto acceso. È un vincito blu. Blu. Toccato tu? No. Cosa ti tocca fare mentre sei concentrato per lì? Non so, per chiamarmi? No, ti dirà. Vale. Ecco, ho sentito così. Porca, sei vero lei? Ecco. Chi mi ha toccato la spalla? Eh.
cicala che va a tempo di musica. Porco giusto. Puoi farlo smettere? Grazie. Perché è rosso e poi dopo blu? Mi ha toccato la spalla, è un soldato? Se sì, ho i brividi ragazzi, sì, tutte le braccia. Pure io. Se sì, fammi suonare lo strumento di nuovo. Se mi hai toccato, se, colui che mi ha toccato la spalla era un soldato. O è un soldato. Brividi ragazzi, no, no. Però perché pensa a lui? Perché si suona? Detto di suonare. Per il mio stomaco. Madonna, è un bambino. Ok. Ok. Sei grazie bambino per la risposta. Quindi capisce l'italiano? Eh sì. Perciò. Italiano. Croci. Ah, ho sentito un ramo sì spezzarsi di là. Ok. Cosa stai dicendo? Sei tedesco. Mi sembra anche evidente perché parlava tedesco. Però capisci. Ok, abbiamo capito che ci capisci bene. Ma conosci, cioè, conosci bene la lingua italiana? Per un sì sempre farlo suonare. Conosci la lingua italiana? No. Grazie. Ok, quindi mi capisci. Mi fa piacere. Ok. Il tuo tocco sulla spalla mi ha un po' inquietato, sono sincero, però lo apprezzo. Magari mi vuoi far... Cioè, voglio farmi capire che sei qua con noi, effettivamente. Ma essendo lui tedesco, gli stiamo sulle palle. Non è neanche detto, in realtà, eh. A che mio? Se ci vedi come dei nemici, come ma ci come... vedi come dei nemici? Dato che siamo italiani. No. Ma noi non siamo nemici. A parte che la guerra è finita da tantissimo, tantissimo tempo. La guerra è finita da tantissimo tempo, ormai siamo tutti amici. Siamo tutti amici, non ci sono più guerre. Cioè sì, ma cioè, no. Sì. Non da noi, insomma. Anzi, tanti vengono anche a visitarlo questo posto, tanti tuoi connazionali. E noi andiamo da loro. Esatto, siete un po' degli eroi, no? Anche perché la guerra è brutta, no? Ma sei giovane per caso? Aria fredda. Sì, come diciamo di solito, hai più di... Ok. Hai dai 18 ai 25 anni? Hai dai 25 anni ai 30? Dai 26. Dai 26 anni? No. Ok. Va bene. Sei da solo? Thank you.
sono altri soldati con te? Altre persone? Sembrava una foglia che cadeva. Sì, vabbè, io guardo perché sembra che è una bestia o qualcosa. No, va bene, tutto bene. Sei da solo. Hai una risposta in... Per quello dico. Senti tu. Sì. Magari mi chiedi il contrario. Ma perché... Se sei da solo, puoi ancora suonare lo strumento? Che ci fai qua da solo? Sei rimasto attaccato a questo posto? Che ci hai prestato servizio? È sparito. Ci sei ancora? Non scappare, volevo parlare con te. Sì. Adesso pensandoci ho avuto la sensazione un attimo ora di... Cioè, da quando gli abbiamo detto di essere nemici, si è un po' preso male. Eccolo. Gli abbiamo spiegato. Che però, lui è bloccata la mentalità di quel tempo lì. Sì, che tutti sono nemici. Ah, ok, ci sei. Cioè. Ci sei. Ma ho ragione io? Cioè ti sei preso un po' male? Non si diceva ti sei preso male, non si capisce. Sei... come si può dire? Sei offeso. Ci sei rimasto male che ti ho detto dei nemici? Ti è rimasto male, ti ha un attimo destabilizzato, ti diciamo. Ti fastidio. Sì, ti ha dato fastidio. E la dica? C'è qualcuno di fianco al cartello. Oh cacchio. Lì davanti. Lì. I piedi. Sì. Uno. Ecco. Un po' vado. Divisa, elmo, tutto. Destra o sinistra? Destra. Di fianco al cartello bianco. Diglielo. Dove è che ti vede? Ti ho visto, cioè sei lì. È stato un po' più strano. Col fucile? Ah, sì. Beh, a noi fa piacere chiacchierare, fondamentalmente. Ci sta fissando, basta. Ecco. Non è buio, non esco, vedo solo la cioè è lì. E se accendo? Cosa potrebbe succedere? Sparisce. No. Hai sentito? Appena ho detto di vederlo, pa... chiedi qualcosa. Aspetta, come... sto così, Sì, sì, bravo. Come... No. È triste, è felice, sta bene. Chiedi un po' qualcosa più personale. Ma... Sei felice di stare qui? Ma se no... Senti. Che sono le pinne infatti? Sono dei passi, sembrano dei passi, vero? Sembrano dei movimenti. Le hai chiesto se è felice? Beh,
Sei triste? La sensazione che ho avuto è come se fosse schermato. Senza emozioni, cioè non lo so. Ma erano così, eh. Certo, erano freddi, no? Ho capito, ma erano in guerra, cioè erano giovani. Lo so, ma erano, tra virgolette, addestrati, soldatini, esatto, diciamo, tra virgolette. Addestrati a non provare praticamente niente, né pietà, né nulla. Certo, magari se morivo in campagna, ragazzi, insomma, vabbè, un po' di... Sì, però... Alcuni neanche in quei casi. Sì, infatti. Infatti. Che devi, tendi solo a salvarti la vita e basta. Sì, quindi... Sentito? Si sento dei movimenti in realtà. Ancora? Questa è la porta. Senti un po' la luce. Ma ti stai muovendo tu? Sei tu che ti muovi? Tra le frasche? Scusa, ma avvicino, prego. Era così, in piedi lì di fianco il cartello. Ah, vedevi come le altre volte il fumo sotto? No, era intero. Cacchio. Ecco. Ecco, aiuto. Non sto. In questo caso senza lucetta. No, ma è da un po' che non faccio la lucetta. Quando il pezzo di farlo suonare, niente. Comunicando così. Sì. Era un sì alla mia domanda di prima? Esatto, che è passato un po' di tempo. Perché devi essere più veloce, tra virgolette, perché sennò non capisco se è collegata alla domanda che ti ho fatto prima. Ti ho chiesto, sei tu che ti muovi ogni tanto che sentiamo dei rumori? Qua nei dintorni qua? Porca merda. Cosa è successo? Ho sentito proprio qua. Vabbè. Ci può stare, sì, in bosco. Altro che, ma infatti. In un bosco in mezzo alla montagna. Se è lui. No? Dico, in un bosco in mezzo alla montagna. No, sì, sì, ma infatti io. Cioè, infatti. Se vuoi tenere l'accesa, tieni, no? No, no. Lo prendo per un no, eh. Che non sei tu a mettere il rumore. Non mi aspettavo queste risposte e queste cose. Mm-hmm. Beh, comunque da qui al bunker comunque è poco, quindi stanno qui. Poi conta che una volta non c'era, cioè nel senso era tutta zona militare. Qui ci sono quelle strutture lì abbandonate. Era tutta zona militare. Anzi, magari erano appostati anche qua per le colline, no? Per controllare. Questo monumento c'ha un... Mi sono sentita... Qualcosa sui capelli, scusate, ho capito, ma ho sentito così. Sì, sì, pure a me prima una farfalla. Porca Eva, c'è qualcosa. Sì, ma io ho sentito. C'ho qualcosa. E te c'ho il braccio. No, sono le farfallette, pure a me prima, appena mi sono seduta. Non c'è niente. Che boccia. Scusa, appiccicata a te. No, mi sono preso una botta io in testa. Una botta con cosa? Che ho fatto. Che stava mal lì. Sono scordato. Hai detto che c'era una cosa, hai visto qui che erano appostati? Sì, che questo comunque è un monumento di qualcosa, quindi qui qualcosa c'è stava. Non so che. Poi nel video vediamo che non era una farfalla. Si vede una mano. Dici che ti ha toccato qualcosa? No, non so, però. Sei stato tu a toccare lei. Lei sulla nella testa? Sì, bella. Sulla. Ma no, non so parlare. Prima. Sei stato tu a toccare lei sulla testa? Poco fa? No. Bello. È una farfalla. Tanto poi si vede.
senti ancora? C'è ancora qualcuno qua? Questo è il... Ma il vento? No. Tutto fermo. Qua sempre, invece. Sempre, eh? Sì, è già la terza volta, ma anche più forte adesso. Non è il K2, ma è molto... Spegno, sì. Non mi capisco spiegare le batterie. Oh, che c'è? Questo è un danno. Andato via. Ti ha offeso, secondo me. Per cosa? Gli ha dato fastidio stamattina che si è offeso. Da lui. Ci sei? A volte quando via anche perché. Sono di passaggio. Sembra il mio stomaco. Finito l'energia. Sono di passaggio, hanno finito l'energia. Devo sapere. Ci sei ancora? Se non ci sei andiamo via. Mi dà fastidio che siamo qui. Ah, se andavo anche a comunicare abbastanza volentieri all'inizio. Io ho dei brividi sulle gambe e sulle braccia. Noi ti ringraziamo per le risposte che ci hai dato, sia sulla spirit che così con il suono. Spero tu possa trovare la pace, prima o poi. Ti dico che mi dispiace per tutto quanto, per tutta la seconda guerra mondiale praticamente. Cosa avete passato e vissuto. Ovviamente non seguirci, rimani qua e... Alla prossima. Ragazzi, torniamo indietro. Era qua, guarda, qua era. Qua che ci guardava. Dammi la telecamera che ti riprendi. Era qua, eravamo là sulle scale, ed era tipo più o meno qua, che ci guardava così. Oddio. E noi eravamo... Dov'è? Qui. Lì. Molto particolare. Si è fatto pure vedere. Non capita mica tutti i giorni. No, infatti. Oddio. No. Ormai. Vabbè, ormai. Ormai, che cavolo. Però non così interamente. No. Ad esempio, è raro. Ha brillato. Mamma mia, però, ma non puoi farmi sisti. Ok. Ha brillato. Vedi. Ma poco? Sì. La seconda, Se c'è qualcuno lo faccio ribrillare di nuovo. Sì, però riprendilo. Ragazzi, il presente dei è presente almeno un boiler d'acqua veramente vecchio, si vede che è di quel periodo lì, tutto arrugginito. Di cui c'è l'antenna. Esatto, e qua ci sono quelle sorta di bunkerini che avevo detto all'inizio, che poi vabbè, sono dei sì, insomma, dei comandi, dei delle casermine piccoline o dei come si chiamano? Delle vedette, tipo sì, posti dove facciamo la vedetta. Vedette. Esatto. Saranno state pure casette di qualche cosa. È probabile.
dove c'è la guardia, insomma, ecco, stavano lì a fare sì, la guardia. Piantoni. Quando hai chiuso gli occhi, sei riuscito a vedere qualcosa? No. No. Ti ho detto, non riuscivo a concentrarmi. Infatti. Non so perché, la prima volta mi... stavi agitato. Forse perché era inconsciamente ero... Sapevo di vederlo, che era lì, che lo stavo quasi per vedere. Che stavo pensando. E non riuscivo a concentrarmi. Perché ogni tanto, Maria, delle ventate... Le odori strani. Di incenso, sembra. Che hai visto? Ho sentito rumore. Non seguirci. Quando stavamo arrivando, la Spirit, lungo tutto questo tragitto, ogni tanto dava dei segnali. Il perché non lo sapremo mai. Ok ragazzi, c'è il cancello che segna la fine. La fine, l'uscita, la fine. La fine del sentiero. Sì, la fine. La fine delle nostre esistenze, no. La fine dell'incubo, dell'esperienza, come volete chiamarla. Vabbè, comunque, siamo arrivati. Ok ragazzi, eccoci qua per la conclusione. Che dire, è stata molto interessante, molto particolare, anche suggestiva, devo dire, d'atmosfera come indagine, perché sono sincero, non mi aspettavo così tanto, cioè qualcosina, dicevo, può capitare, però non così forte, intensa sì, vero sì. Indagine coerente dall'inizio alla fine, perché mentre andavamo magari era lui. Mentre andavamo magari era lui. Sì, infatti. Ci ha seguito. Ci ha un po' osservato e poi... Ci ha un po' osservato, può essere. Poi è stato coerente, perché ragazzi, accendiamo la Spirit, sento un solo parlo in tedesco, di un ragazzo, di un uomo tra l'altro. Uno o due uomini, mi sembrava forse due voci c'erano. Può essere. Mi sembravano. Si sentite anche una donna all'improvviso, però sembrava un verso e basta. Però maggiormente in uomini, gli uomini in tedesco sembravano, non era sicuramente italiano, poco ma sicuro. Quindi molto coerente. Poi abbiamo spento la Spirit Box, quindi nella sessione di metafonia abbiamo iniziato a fare domande con il consueto ormai misuratore della temperatura, e anche lì ragazzi, risposte coerentissime, tra l'altro questa volta maggiormente in blu che in rosso. Poi però ha smesso totalmente e ha solo suonato come... Esatto, sì. Come le avevamo detto noi tra l'altro, perché sì, ha detto fai suonare. Proprio, sì. È vero. Quindi... Se è anche coerente il fatto che essendo un soldato è bravo a rispettare gli ordini, no? Sì, è vero. Quindi ci sta, suona e basta. Sì, 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 esatto. Cioè, indagine coerente dall'inizio alla fine, sì. Non c'è stata una cosa che puoi dire, no, forse, no, ragazzi, coerente e soddisfatto. Poi ragazzi, quando mi sono sentito toccare dietro, ho detto... Infatti mi sono girato subito verso lei. Mi tu? No, perché dovrei toccarti? Non lo so, no, magari mi chiami. Soprattutto così ti chiamo. Infatti. Ansia, mentre sei con gli occhi chiusi, Caccio. Ti faccio così, sono scema. È un omicidio. Appunto. Quindi niente ragazzi, fateci sapere che cosa ne pensate e nulla. Tu Manu, hai da dire qualcosa? Ti è piaciuta? Molto intensa, la parola giusta è intensa. Poi rumore intorno. Cioè. Sì. Dietro di te, soprattutto verso la destra, c'erano continuamente dei rumori strani, non lo so. Però non c'era niente che si muoveva. No, non c'è vento. Il vento, o vedi muovere un goccino, magari qualche rametto, magari qualche animale. Zero totale. Lì è un po' un punto interrogativo, vabbè. Sì, potrebbero essere animaletti, cose. Siamo comunque su una montagna. Esatto, praticamente sì. Poi il fumo che hai visto all'inizio, un po' di cose. È vero, il fumo. Ragazzi, un po' di cose coerenti tra loro. Quindi fateci sapere cosa ne pensate. Ovviamente se avete visto qualcosa di strano, segnalatecelo poi nei commenti. Se avete anche sentito qualcosa di strano, poi VP o chissà mai. Magari si sentono cose in più quando montiamo il video. Orbs anche. Vedremo. Detto questo ragazzi, alla prossima. Ci vediamo. Dal GK è tutto e buonanotte a tutti. Ciao ragazzi.